Ah, recensione di Assassin's Creed 2 di 12 anni fa di Jim Sterling, attenzione, su Destructoid, vediamo il sito, è Destructoid. In questa rubrica non si vuole criticare il voto perché è diverso da quello che avrei messo io, perché per me anche un voto basso rispetto al mio voto alto che avrei messo o un voto alto rispetto al voto basso che avrei messo io può andare benissimo nel rispetto delle opinioni e della critica altrui, purché siano giustamente e opportunamente contestualizzati e sorretti da cognizione di causa. Assassin's Creed 2 si propone decisamente di affrontare i problemi riscontrati nel primo gioco e il gioco un tempo ripetitivo è ora un'avventura tentacolare, quasi open world, piena di varietà. Tuttavia, man mano che i vecchi problemi vengono affrontati, ne spuntano di nuovi per prendere il loro posto. Vediamo quali sono i loro... Perché attenzione, non è che Assassin's Creed 2 sia esente da problemi, soprattutto col senno di poi, soprattutto dopo 12 anni, ma le cose vanno opportunamente contestualizzate. Ma ricordiamoci che questa recensione di Destructoid è di 12 anni fa, quindi è già opportunamente cronologicamente contestualizzata. La trama di Assassin's Creed 2 è artificiosa quanto l'ultima. Già su questo non... perché è artificiosa? Nel caso in cui non lo sapessi, interpreti Desmond Miles, un uomo i cui antenati sono pieni di famigerati assassini. Quando è legato a una sedia magica conosciuta come l'Animus, Desmond può rivivere i ricordi dei suoi antenati per ragioni meravigliosamente contorte. Come al solito, le cose piuttosto imbarazzanti dell'Animus sembrano appiccicati, inutili e del tutto inutili. La maggior parte del gioco è ambientata nel periodo di Ezio nell'Italia del XV secolo e i giocatori controlleranno Ezio mentre tenta di sventare una trama che sembra strappata dal codice Da Vinci. Sebbene la storia sia per lo più dimenticabile, ma non è vero, dai figa, la storia, Cristo, non è male, la storia di Assassin's Creed 2 è coinvolgente. È bella, è raffinata, è una cosa carina. Poi tra l'altro ti mette in mezzo anche le cospirazioni, no? I templari contro gli assassini in una maniera abbastanza originale. Il fatto che ci siano personaggi storici, storicamente esistiti e accurati, più o meno accurati ovviamente, come Leonardo da Vinci, Machiavelli e quant'altro, che si contrappongono ai templari che sono altrettanti personaggi storici. In primis i Borgia, no? È una cosa carina, non mi pare che sia così uscita fuori dal codice da Vinci. Dai. Dimenticabile, megoglioni, scusami. Se quella di Assassin's Creed 2 è dimenticabile, vorrei capire quali siano le storie nell'ambito videoludico che per te sono da considerare memorabili, perché a quel punto i parametri sono tutti sfasati, no? Alcuni dei personaggi minacciano di essere simpatici e l'umorismo della sceneggiatura a volte colpisce nel segno. Sarebbe stato molto meglio senza le pretenziose cose di fantascienza. Non è davvero così intelligente come pensa di essere. La diciamo perché effettivamente... As usual, the rather embarrassing animus stuff seems tacked on. Pointless and totally unnecessary. La roba che praticamente è ascrivibile all'ambito dell'animus è totalmente non necessaria. Ma è il fulcro del gioco, scusami. Non si può negare che Assassin's Creed 2 sia un gioco molto più grande del suo predecessore. Tuttavia, Ubisoft ha sicuramente imbrogliato a questo proposito, impiegando alcuni dei metodi più economici per perdere tempo nel libro per trascinare il gioco a lunghezze noiose. Molte delle nuove missioni sono un puro riempitivo, con alcune di esse che consistono letteralmente nel camminare per la città senza nient'altro da fare. Devi solo seguire lentamente un personaggio in una parte della città e il gioco è fatto, missione compiuta. Ci sono le missioni in cui dovete seguire un personaggio, missioni in cui dovete accompagnare un personaggio, missioni in cui dovete pedinare un personaggio, oddio, poi molto risicate, però non sono il fulcro del gioco e sostanzialmente per un gioco di 12 anni fa era la norma. Però che si riduca tutto a questo mi sembra alquanto limitativo. Continuiamo ad andare avanti. Alcune missioni consistono nel salire su un edificio e riscendere di nuovo, il tutto per scoprire qualcosa che si sarebbe potuto spiegare con mezzo minuto di dialogo. Qui forse lui fa una sorta di rant alle sincronizzazioni. Certo, c'è più varietà rispetto all'ultimo gioco, ma è ancora ripetitivo come l'inferno. As hell, no? E sembra incredibilmente noioso. Allora, incredibilmente noioso? No, amico mio, dai, ma minchia, ma se questo... Cioè, se Assassin's Creed 2 è noioso incredibilmente, diamo il giusto peso alle parole. Incredibilmente noioso. Minchia, ragazzi. La sequenza in cui Ezio cavalca la macchina volante di Leonardo da Vinci è un formidabile cambio di ritmo. È formidabile. Tuttavia, questi grandi momenti sono distribuiti in modo troppo sottile sul lungo tempo del gioco, disseminati pochi e lontani tra il lavoro frenetico e le missioni che non hanno assolutamente alcun senso. Vabbè, però, scusami, tu mi devi spiegare, quando mi dici una frase, mi scrivi una frase così forte come non hanno assolutamente alcun senso, me lo devi spiegare. In che senso non hanno senso?
Gran parte del gioco viene speso correndo da un posto all'altro, svolgendo missioni incredibilmente noiose che tendono a coinvolgere poco più che arrampicarsi e saltare, prendere parte a livelli di rompicapo ambientali terribilmente noiosi e impantanarsi con schermate di caricamento non necessarie. E non necessarie, amico mio, nel 2010, no? E non necessarie schermate di caricamento, se gliele mettono non è che non sono non necessarie. Scusa, se gliele mettono nel 2010 in un hardware come PlayStation 3, Xbox 360 e PC dell'epoca, è chiaro che erano necessarie, se no non gliele mettono, eh. Ma poi la parte dei puzzle ambientali, ragazzi, ma i glifi, che erano bellissimi, dai, erano fighi. In un'ottica di complottismo, illuminati, New World Order, era bello, dai, figa. Ah, e tra l'altro gli enigmi ambientali, bravissimo Iaco 1717, era bellissimo arrampicarsi dietro le chiese. Vi ricordate quando l'abbiamo ripreso? Io vi ho detto la cosa che preferivo era risolvere gli enigmi ambientali dentro le chiese, che spesso constavano di meccanismi, ingranaggi, a tempo, e vi facevano sbloccare l'armatura finale. Era bello pure quello, quindi gli enigmi ambientali fatti fighi, altro che. Perché noiosi? Ma scusa, come noiosi? Tra l'altro avevano anche quel mood alla Tomb Raider 2 e 3. C'è molta soggettività in questa recensione. Ecco, quello che vi dico, l'oggettività totale non esiste e non può esistere, però quando si fa prevalere troppo la soggettività per l'essere sì, ma io mi scoscio, sì, ma a me le cose mi rompono i coglioni, sì, ma io gli enigmi ambientali no, non li voglio fare. Amico mio, anche qui tu devi dire: oh, non sono nel mood ideale per poterlo giudicare, perché mi sono rotto le palle. Ragazzi, c'è gente che si rompe le palle con qualsiasi gioco, è normale. Da consumatori è normale. Io mi sono rotto le palle tante volte con Ghost of Tsushima, però poi bisogna giudicarlo oggettivamente e soprattutto bisogna accettare il fatto che per molti sia molto divertente. Filmati inutili che mostrano livelli resi dell'Animus senza una buona ragione. Ci sono filmati che veramente sono brevi in Assassin's Creed 2, non sono così tediosi. Perché filmati inutili? Cioè, non... Se sai di aver riempito una missione, vabbè, se sai di aver finito, insomma, una missione a tempo, non è possibile riavviare semplicemente la missione. Devi far scadere il timer o interromperlo e assistere di nuovo al filmato non saltabile premissione. Devi far scadere il timer o interromperlo e assistere di nuovo al filmato non saltabile premissione. Ragazzi, io questa cosa non me la ricordo nonostante l'abbiamo giocato un 4-5 mesi fa. Piccole cose del genere vengono utilizzate per accumulare ore di gioco e non contribuiscono a nulla di valore per nessuno. Che vuol dire inutili? E quello fa schifo, e quello è inutile. Cioè, non sto capendo il livello di critica, non sta spiegando niente. Ti sta dicendo solo quello non mi piace, quello mi fa schifo, quello è noioso, quello è inutile. Vabbè, amico mio, ti stai facendo tra l'altro portavoce di tutti i videogiocatori. A nessuno contribuisco, a nulla di valore, per nessuno, raga, nessuno può trovare queste cose belle. Andatevene a fanculo! Quando tu devi evidenziare un problema, lo devi fare ben presente, ti ci devi soffermare. Fammi capire meglio qual è il problema, dopodiché scatta il rispetto nella tua analisi, no? Io non capisco questa irrequietezza nel non riuscire... no, è perché le scene non le posso saltare e il timer poi va avanti. Vabbè, ma dura 30 secondi casomai e poi ricominci. Qual è il problema? Nel frattempo sedimenti il percorso che devi fare, no? Vabbè, ti scade il tempo, ok, fai passare il tempo, aspetti, nel frattempo ti studi il percorso che hai sbagliato, perché se stai facendo scadere il tempo è perché hai missato, per esempio, un appiglio, no? Allora, io sono del parere che le cutscene me le devi mettere quasi sempre skippabili, perché se io, per esempio, mi sto rigiocando il gioco, o anche penso agli speedrunner, fatemele skippabili, poi sono io a non skipparle. Ma non mi vado a lamentare perché non sono skippabili, santi Dio. Però se la prima cosa, anzi, una delle prime cose che mi dice uno che fa recensioni, mi dice... io voglio saltare le scene, mi fa capire quanta impazienza tu abbia avuto nel giocare, quanta frenesia tu abbia avuto nel giocare un titolo che meritava le sue attenzioni, come ogni titolo merita le sue attenzioni, anche quando è una merda. Per poter dire che è una merda, lo devi attenzionare per bene. Peggio ancora, attenzione, il gioco costringe inutilmente il giocatore a vagare tristemente per la mappa in determinati punti. Ma poi perché vagare tristemente? Oh, oh, ragazzi, io l'altro giorno veramente ho ricevuto una notizia terribile, l'ho sfratto da casa e più triste di quando ho vagato per la mappa di Assassin's Creed 2. Una cosa incredibile, ragazzi. No, ma quasi, quasi. Forse quando vagavo per la mappa di Assassin's Creed 2 ero più triste. Forse sì. I giocatori non possono semplicemente viaggiare velocemente da una città all'altra. Falso! 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 Falso!
Però aspetta, invece devono prima trovare una stazione di viaggio veloce. Questo è incredibilmente fastidioso a causa del fatto che la base operativa di Ezio ha uno scrigno del tesoro che si riempie regolarmente di oro e l'unico modo per raggiungerlo è arrancare fino in città per raccoglierlo. Ma sono spazi risicati, la stazione di viaggio la trovi in 2 secondi, va bene, posso anche essere d'accordo che in Cyberpunk è così. Devi trovare la stazione di viaggio rapido, non puoi viaggiare dalla mappa. Ma se tu dici i giocatori non possono viaggiare velocemente da una città all'altra, è sbagliato. Puoi farlo, ma trovando le stazioni di viaggio. Ma non ci vuole un cazzo a trovarle. E va bene, sarà una cosa fastidiosa. Va bene. Ma mamma mia. Falso a metà, falso a metà, falso a metà, falso a metà. Io voglio giocare il meno possibile, ma qua non ci siamo capiti. Ma io non lo voglio fare. Puttana la miseria, vacca puttana, ragazzi, però, mamma mia. Questo sembra, dall'inizio della recensione, alla fine, fastidiato di farla. Non aiuta il fatto che la minimappa del gioco sia orribile. Perché? Ma perché? Ma stiamo parlando dello stesso gioco, signori? Ma perché è orribile? Ragazzi, perché è orribile? Madonna mia, se penso a una cosa orribile, ragazzi, vagare tristemente per le lande di Assassin's Creed 2 e la minimappa, oh, la minimappa, ragazzi, la minimappa, che cosa orribile che è. Ma la minimappa orribile non l'avrei detto, è carina, è bellina, con le icone in stile rinascimentale Animus, con tutti i punti di interesse ben illustrati, che ti fa capire dove devi andare nel minimo dettaglio, meglio di tante altre, meglio di tante altre, meglio di tante altre che sono venute poi nel futuro, a venire, dopo Assassin's Creed. Mappe, allora, top di Player Inside, mappe orribili nei minigiochi. Io Assassin's Creed 2 non gliel'avrei messo mai, cioè, ma perché è orribile? Ed Ezio è così lento e quando si tratta di scalare edifici, ma fa il suo, ma che deve fare? Spider-Man deve fare. Deve volare, vola pure. Vola pure, vola. Come lento, dai. Ma che mollo, mollo. Mollo. Cazzo. Quando si tratta di scalare edifici che semplicemente non è divertente andare da Abby. Oh, basta, ragazzi, gli è piaciuto. Non gli è piaciuto. Basta, non si può fare niente. Non vale la pena di esplorare per vedere tutto che il gioco ha da offrire. Veramente, di 4 minchiate che devi esplorare, voglio dire. Cioè, sono 4 città, 3-4 città, se ci mettiamo anche Forlì. È una cazzata, non ci vuole niente. Ma poi sì che vale la pena, è bello, Dio. Perché? Ubisoft potrebbe aver variato il gameplay, ma tutte le variazioni sono noiose come qualsiasi altra cosa nel prequel, al punto che un semplice rimaneggiamento del primo gioco sarebbe stato preferibile a tutto il riempitivo e la lanugine che impantana l'esperienza di Assassin's Creed 2. Madonna mia, ragazzi, ma come? Quando il parkour funziona, funziona alla grande, ma sfortunatamente è spesso il caso di Ezio che salta verso la morte, si aggrappa casualmente a cose a cui non vuoi che si aggrappi e generalmente si comporta come una scimmia iperattiva a cui è stato iniettato dello zucchero. Allora, questa critica la posso anche capire. Effettivamente ogni tanto Ezio si attacca ai muri, si attacca a parti in cui non si dovrebbe aggrappare, però basta un po' di dimestichezza, ma questa critica la accetto. Quando diventerà famoso e più facilmente individuato dalle guardie, Ezio dovrà rimuovere i manifesti ricercati. Vabbè, diventerà famoso, non c'è bisogno, lo traduciamo, significa famigerato, cioè quando praticamente è ricercato. Ecco, ricercato. Corrompere araldi, uccidere funzionari per riabilitare il suo nome. Tuttavia, mentre Assassin's Creed 2 ti dà più con cui giocare in termini di mimetizzazione con la folla, una volta che hai assunto o utilizzato una distrazione, le hai assunte e utilizzate tutte, girovagare alla ricerca di araldi o poster diventa abbastanza noioso. Cioè, i giochi in cui sei ricercato, non è che ci siano poi tutti sti modi, sti diversivi da utilizzare. Anzi, Assassin's Creed 2 per l'epoca te ne dava di carini e te ne dava di più. Però alla fine quelli sono. Cosa avrebbero dovuto inventarsi per diversivo? A parte nascondersi, a parte togliere i manifesti di ricercato, vi ricordate, morti di vivo? A parte uccidere le spie, quelli che vi avevano visto? A parte le cortigiane? A parte mimetizzarsi? A parte sedersi sulla panchina? Oh, già ne ho citate 6 di espedienti, eh? Quindi perché mortificare proprio il tentativo di Ubisoft di fare, anzi, della bella Ubisoft, di quando c'era lei, creare degli espedienti che comunque aggiungessero profondità rispetto agli altri titoli dello stesso genere o quasi? Una delle principali missioni secondarie è la ristrutturazione della città base di Ezio, che è bellissima secondo me, molto
essenziale, ma bella. Ezio può investire i suoi soldi nella ristrutturazione della città, migliorando alcuni edifici per aumentare il valore di Monte Rigioni. Quando il valore sale, Ezio guadagna una tangente maggiore dai profitti della città. L'idea di migliorare la città per guadagnare un reddito costante è ottima, ma come al solito è delusa da un'inutile pesantezza. Per rendere tutto questo ancora più fastidioso, c'è un limite a ciò che lo scrigno del tesoro può contenere. Ah, quindi per lui era già fastidioso dover tornare a Monte Rigioni. Vabbè, ma è come dire che se vuoi ritirare i soldi in banca, devi andare in banca. C'è un limite a ciò che lo scrigno del tesoro può contenere, costringendo efficacemente i giocatori a rinunciare a ciò che stanno facendo e tornare alla villa se vogliono continuare a fare soldi. A me pare che sia lui pesante, amore mio, pesante sei, amore mio. Boh, mi rompo il cazzo, ma torna a casa, non ci voglio tornare, voglio stare a casa. No, si è riempito lo scrigno e devo tornare, che rottura di palle. E no, sta piovendo, e che pa, e devo vagare tristemente, la mappa è triste, e quella è triste, e lei non posso saltare le cazzine. Allentala un attimo, no? Non c'è assolutamente alcun motivo per questa decisione, se non per prolungare falsamente il tempo di esecuzione del gioco, una cosa che dura 3 secondi. Vai nel viaggio rapido, Monte Rigioni, ritirati i soldi, il combattimento almeno è relativamente dignitoso. Se c'è una cosa su cui tutti i videogiocatori siamo d'accordo è che il combattimento a un certo punto ti rosica le palle. Perché a un certo punto, per la formalità, fermo, aspetto, attacco, contrattacco, basta, no? Il sistema di contropiede, contrattacco vuole dire, funziona in modo eccezionale, con Ezio in grado di eseguire alcune mosse finali piuttosto abili quando cronometra l'attacco correttamente. Eccezionale, aveva le sue sbavature, Tant'è vero che in Brotherhood e Revelations l'hanno sistemato con il contrattacco in sequenza, nel senso che potevate attaccare più nemici in sequenza, quello era già più eccezionale, anche se non era ancora eccezionale. C'è molta varietà nel combattimento e diversi nemici che richiedono le proprie tattiche per essere battuti. Di una cosa si sono lamentati tutti i videogiocatori, una cosa. Era la mappa orribile? Era lo... No, Ubisoft, bellissima Assassin's Creed 2, bellissimo, il combattimento. Ma quel cazzo di scrigno. È solo un peccato che l'IA nemica sia una merda assoluta, attenzione! Io, in una recensione, Quindi il combattimento è eccezionale, però peccato che l'IA nemica sia una merda. E quindi il combattimento rimane eccezionale? I nemici si raduneranno intorno a te e non faranno nulla per molto tempo, accontentandosi semplicemente di fissare gli abiti ridicoli di Ezio. Perché ridicoli? Questo per forza ci deve trovare... Ragazzi, a questo Ezio gli sta sul cazzo. Va bene, comunque io questo paragrafo glielo accetto, Parlando di schifezze assolute, attenzione, non so cosa abbia fatto Ubisoft al motore del gioco, ma Gesù Cristo è cattivo. Letta così è bellissima. lo so cosa intende. Intende, but Jesus is bad. Nel senso, virgola. Ma santo Dio quanto è fatto male, questo vuole dire, ok, però così fa ridere. Letta così, sembra che a causa del motore di gioco di Ubisoft, Gesù Cristo sia cattivo. Questo gioco ha alcune delle grafiche più sconcertanti che abbia mai visto su console quest'anno? Ma come? Ma no, ma non è vero, falso, ma come fai a dirlo? Ma come? Ma perché Assassin's Creed 2 ha le grafiche più sconcertanti del 2010 su console? Ma che stai dicendo? Ma non è vero! Ma non è sconcertante! Ma io all'epoca... Ragazzi, all'epoca era una cosa notevole Assassin's Creed 2. Oh no! Oh ragazzi, o sto impazzendo e mi ricordo male io! E va bene, nel 2010 c'era God of War 3. Siamo d'accordo, ma Assassin's Creed 2... Allora, tra God of War 3 e Assassin's Creed 2 non ci passa uno sconcertante di mezzo. Questo voglio dire! Uno dice, sai, a me non è piaciuto. Ma da qui a sconcertante, che uno quando lo vede fa... Madonna mia ragazzi, ho giocato Assassin's Creed 2, la grafica del merda proprio. È gratuita, raga, questa è gratuita. L'animazione facciale in particolare è orrendamente da incubo, con i personaggi che sembrano dei fanatici del circo e si muovono come se fossero bizzarri pupazzi in carne di gomma. Non un solo personaggio sembra bello in tutto il gioco, tutte le donne assomigliano a David Bowie dopo aver preso una padella in faccia. Complimenti, no, complimenti veramente per questo commento, complimenti. Però perdonami, perché proprio le donne sono fatte male? Semmai sono fatti tutti male allora, no? A livello di animazione facciale possiamo discutere, ma perché le donne? Nel senso...
Il gioco sembra semplicemente scadente e non lucidato in così tante aree. Lucidato significa polished, rifinito, in così tante aree, il che annulla totalmente lo scenario altrimenti luminoso e le impressionanti visuali. Ma non sono d'accordo. Le città alla fine sono dignitosissime, c'è Firenze, c'è Monteriggioni, c'è Venezia, c'è Forlì, che sanno il fatto loro, non sono d'accordo. Mi sembra fosse comunque ragguardevole all'epoca, no? Assassin's Creed 2 ha provato tutti i tipi di tattiche per migliorare l'originale, ma nessuno di questi tentativi ha funzionato. Minchia, nessuno. Nessuno! Non è niente, non è... No, ragazzi, non ha funzionato. Assassin's Creed 2 è merda. La varietà e la lunghezza del gioco sembrano nient'altro che fumo e specchi per le allodole. Il lavoro infinito e frenetico che non contribuisce nulla al gameplay generale è imperdonabilmente abbondante e incredibilmente ripetitivo. E per finire il gioco non può nemmeno competere nel reparto visivo e in qualche modo sembra peggio dell'originale. Non ci sono davvero scuse perché gli standard siano così bassi qui. Assassin's Creed 2 è presumibilmente un gioco AAA, avrebbe dovuto comportarsi come tale. Punteggio 4,5 su 10, sotto la media. Difficile raccomandare un Assassin's Creed 2, E niente, ci vediamo domani. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie, grazie per essere stati con me, grazie. Ciao.